fondo di Chiara, potrebbe combinare con Pizzi, se ne va in solitudine ancora di Chiara, vediamo se trova il sistema per effettuare il passaggio, ancora di Chiara, stupenda la sua azione, la palla finisce in gol. Bellissimo. Gol di Chiara, grandissima azione che è partito dal centrocampo, ha saltato tutti gli avversari, ha infilato il pallone in fondo alla rete, gol e gol e gol di Alberto Di Chiara quando siamo all'undicesimo e 20 secondi. Ha attraversato tutto il campo, dalla metà campo sulla fascia sinistra, è andato dribblando e infilando gli avversari fino sul palo opposto e poi di destro, masticando un po' il pallone, è riuscito a battere il portiere, a ottenere un gol straordinario, un gol importantissimo per il Parma, che però aveva iniziato con un piglio giusto, aveva iniziato con grande disinvoltura e senza nessun timore a condurre il gioco. Ecco infatti che si presenta sul secondo palo, calcia di destro, però c'è stata una deviazione, mi sembra, di un difensore del Boavista. Potremmo anche definirla in influente, forse. La palla probabilmente entrava, comunque Nogueira l'ha sistemata meglio nel centro della porta. Ecco, c'è da dire che sarebbe forse ingiusto, si spaventano in due Nogueira e Pin, e Marlon Brando può effettuare il cross, svetta Ricky che invoca il calcio d'angolo, ma non è calcio d'angolo, eccolo qui inquadrato Richard Deby, conclusione che però mi pare possa essere affidata al boliviano Sanchez, parte proprio lui, prepara il destro, il tiro e la palla lambisce il palo, un metro abbondante comunque sulla destra della porta difesa da Taffarel, apparentemente pericolosa la conclusione. Sì, però Taffarel c'era su quel palo, era in posizione perfetta, un paio di metri fuori dalla porta, e quindi in effetti se questa palla, come vediamo, fosse stata nello specchio della porta, sicuramente Taffarel l'avrebbe deviata. Sempre in vantaggio per un gol a zero. Ricordo ancora che il Boavista per qualificarsi deve fare due gol, ma è il Parma con Pizzi vicinissimo al secondo gol e la palla attraversa lo specchio della porta e finisce fuori. Ghiottissima occasione per Fausto Pizzi al 23esimo minuto. Ghiottissima occasione per raddoppiare, un Pizzi che va a cercare il pallone, forse invoca il calcio d'angolo, non sappiamo. Ma si è costruito lui l'azione rubando una palla con grande tempismo, dopodiché si è proiettato velocemente, ha tentato di infilare il pallone sull'angolo lungo, la palla è uscita di pochissimo. Soddisfazione sugli spalti mentre rivediamo la conclusione di Pizzi con l'effetto ad uscita. Sente che il Parma sta giocando ogni tre giorni da parecchio tempo e quindi si è rifiata un po', è anche giustificato. Siamo al 33esimo minuto del secondo tempo, 12 minuti al termine, combinazione ancora perfetta, due giocatori del Parma in area, vediamo se la palla arriva, Melli, gol! Perfetto! Gol! Gol di Melli, c'è il raddoppio grazie a questa combinazione, a questa triangolazione, il Parma raddoppia 2-0 al 33esimo minuto e a questo punto possiamo dire che la qualificazione... Ping è filtrato, c'era sul primo palo Cuoghi e a centro porta un po' verso il secondo palo Melli che ha segnato a porta vuota con estrema facilità. Ma la fluidità dell'uscita di gioco qui sulla fascia destra è stata straordinaria e anche il passaggio, l'assist di Pizza lontano e poi dopo c'è il tentativo di recupero da parte di Apolloni, Marlon Brandão si libera bene, va al tiro, diagonale pericoloso, è sempre lui comunque il giocatore più pericoloso della formazione del Boavista e per noi ancora qualche istante di pausa. Non ne vale la pena, sta di fatto che in effetti questo Boavista ha rispettato la tradizione in senso negativo, vale a dire non ha mai superato il turno. Ancora 7 secondi di pausa e poi ci risentiamo per i commenti finali.